È vero, questo è il dato di grande novità, per noi di grande orgoglio, perché noi andiamo a illuminare un tratto della ciclovia che è, diciamo, adiacente al paese di Pozzolo, che è anche uno spazio per il paese, per il passeggio serale, per l'estate, è l'area a fianco dell'area sportiva, quindi è sicuramente un beneficio. Però è anche un grande richiamo turistico perché è il primo tratto illuminato della ciclovia Mantova-Peschiera e della ciclovia del Sole che è stata recentemente presentata. Quindi siamo i primi in Italia con una ciclovia illuminata di sera. Sì, noi abbiamo iniziato un percorso di riqualificazione di illuminazione pubblica un paio di anni fa ormai, che ha previsto la sostituzione di tutti i punti luce e poi di interventi anche di miglioria degli impianti. Questo intervento sta proseguendo, abbiamo però anche previsto degli ampliamenti. E questo è un caso di ampliamento. Lo facciamo comunque in ottica di attenzione e di risparmio. Qui ci saranno dei sensori che impediscono, diciamo, di rimanere accese le luci tutta notte, e questo anche per un'attenzione all'inquinamento luminoso e al fatto che siamo in area parco, in area vincolata, quindi naturalistica. Però è un ampliamento che era voluto, era desiderato, l'abbiamo voluto portare a termine. Per noi il ridurre i consumi, l'inquinamento, gli sprechi di energia è una priorità. Siamo stati una delle prime aziende al mondo a varcare quello che era un po' un tabù, quello della transizione energetica, ovvero produrre energia in maniera consapevole, in maniera ecologica e non sprecare quello che è l'utilizzo di energia. Il comune di Varmirolo è andato proprio verso questa direzione, andando ad abbattere di oltre il 73% i consumi di energia elettrica nella riqualificazione della pubblica illuminazione.